Salute viandanti del mondo wifi! Io sono Alessandro di New Audio. Mettetevi comodi. In questo video analizzeremo gli Shadis JA120, una coppia di amplificatori finali monoblocco di pura classe A ad alta potenza. Ma come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale. Detto ciò, possiamo incominciare. Lo Shadis JA120 è un finale monoblocco valvolare, pushpull in classe A da 100 W per una potenza senza sforzo e una fluidità del suono unica. Basandosi sulla tradizione Jadis, abbiamo di fronte a noi un dispositivo realizzato tramite l'artigianato raffinato, innovazione e design all'avanguardia. Osservandolo, la prima cosa che notiamo, oltre all'iconico ed elegante design della linea francese, sono i trasformatori di uscita Jadis C-Core, realizzati interamente a mano e garantiti a vita. Il trasformatore di alimentazione è sovradimensionato per una migliore dissipazione del calore ed è esente da vibrazioni. Consentono un adattamento dell'impedenza da 1 a 16 ohm. Per chi non lo sapesse, è in gran parte grazie a questi trasformatori che si ottiene un suono così eccezionale. Per quanto riguarda le valvole, i due finali monoblocco autobias hanno 12 ingressi e supportano diverse valvole. Come le KT120, KT88, 6K7, L34 o KT150. 4 triodi per le ECC82 o 12AU7 e 2 per le ECC83 o A12AX7. Inoltre l'alimentazione del filamento delle valvole è alimentata da corrente alternata, con bilanciamento e riduzione del rumore. Il telaio in acciaio inossidabile, non magnetico, la resistenza costruttiva e sonora nasconde al suo interno un capolavoro di artigianato. Apriamolo e osserviamo da più vicino. L'OJDIS JA 120 è assemblato utilizzando il cablaggio tradizionale e non industriale, in aria, da punto a punto, in tutti i percorsi critici, garantendo così un suono più aperto. Abbiamo conduttori saldati a stagno con argento rame. Il filtraggio delle alte tensioni è assicurato da condensatori ad alte capacità, protezione del circuito tramite singoli fusibili per una manutenzione semplice e a lungo termine, circuito pashball per una maggiore potenza e una minore distorsione, basso feedback negativo globale per un suono più vivido con maggiore chiarezza e per quanto riguarda i terminali di uscita, oltre a consentire il B-wiring, sono in oro per una trasmissione più fedele dei segnali. E con questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti per supportare il canale. Per rimanere sempre aggiornato sulle novità del mondo hi-fi, visita i nostri profili social. Trovi il link in descrizione. Al prossimo video.